Però, devo dire la verità, la maglia della Juventus mi sta veramente molto molto bene. Ringrazio tutti quanti quelli che hanno seguito e hanno dato importanza alla carriera allenatore con la maglia del Sassuolo, che si è conclusa nello scorso episodio. Se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui nelle schede. Sono stati 2 anni nella carriera indescrivibili e indimenticabili, al pari di quei 2 che abbiamo fatto con la maglia della Samp. Ringrazio tutti quelli che mi stanno dando questa nuova possibilità anche con la maglia della mia Juventus, anche se so che è una squadra non come le altre, che è difficile da amare, è difficile farvi trasmettere l'amore per la Juve. Non è una squadra simpatica come il Sassuolo o la Samp, ma spero di poterci riuscire, anche perché comunque l'avete scelta voi. E mi spiace per tutti quelli che hanno scritto che non seguiranno questa carriera solamente per i colori bianconeri. Per come la vedo io, se una persona porta un contenuto in una determinata maniera e ti piace così tanto, lo segui in ogni modo. Magari non sono stato così bravo a passarvi il mio amore per il calcio. Per tutti quelli che invece sono rimasti, ancora una volta grazie mille, e grazie per tutti i commenti e i suggerimenti per il mercato. Adesso andiamo a fare qualche trattativa. Come al solito però, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Brilles, iscrivetevi dappertutto. E l'ultimo like è di Samuel10. E non è finita qui, perché vi consiglio di seguire anche il Grinone, che vuole arrivare a 10k di seguaci su Instagram. Facciamolo contento. Ma finalmente, ragazzi, posso iniziare a giocare con la mia Juventus. La Spagna la lasciamo stare per il momento. Mi dimetto assolutamente dal ruolo di CT della Spagna alla vigilia del mondiale. È una cosa veramente strana, mi odieranno, però non potevo fare altrimenti. Anche perché ho fatto 2 conti e già questa carriera sarà veramente difficile da completare, ma noi ci vogliamo riuscire. Se riesco a aprire le mail, questo è tutto quello che ci chiedono di fare. Ma noi abbiamo solamente un obiettivo, quello di fare il triplete, almeno nella PlayStation. Voglio che i tifosi juventini possano sentirsi dire che siamo campioni d'Europa. Mannaggia se me la son gufata con sta foto, eh. Questa è la rosa titolare della Juventus. Andiamo un po' a vedere. Guardate un po' chi c'è. Lo vendiamo subito. No, venderlo no. Però se riusciamo a incastrarlo in qualche operazione di mercato clamorosa, quasi quasi. Devo dire la verità, non sono soddisfattissimo di quella che è la rosa attuale della Juve. Dobbiamo assolutamente intervenire. Abbiamo tantissimi, e dico tantissimi, centrali di difesa, perché oltre ai titolari, Chiellini e Bonucci, abbiamo Toprak, Jimenez, Barzagli, Howedes. E non abbiamo un gran portiere, perché in questo momento Neto è il titolare. È tornato però Kingsley Coman. Quindi direi assolutamente un terzino di destra, 1 o 2 centrocampisti, un portiere, e andiamo a vedere davanti cosa riusciamo a fare. E poi approfittiamone per mettere qualcuno sul mercato. La prima cosa che mi salta all'occhio è che in questa rosa manca il mio Paulito Dybala, che ho sulla maglietta perché è andato al Manchester United, e io proverò assolutamente a recomprarlo. Sempre dal Manchester c'è un altro giocatore che ci è andato nella realtà l'anno scorso, sempre dalla mia Juventus, ed è Paul Pogba, e anche lui lo rivoglio. E perché no? Perché non provare anche il colpo Neymar, un po' come il PSG? Almeno nella PlayStation posso sognare Neymar alla Juventus? Posso? E perché no? A questo punto, se devo puntare alla Champions League, puntiamo su un giocatore che alla Juve farebbe panchina. Sì, come no? Thiago Alcantara, dato che comunque nel Bayern Monaco fa panchina. E sempre dal Bayern c'è un altro centrocampista che mi ha rubato il cuore. Quindi io sto cercando di ricostruire la Juventus storica, la vera e propria Juve che ha fatto la prima finale di Champions. Ed è proprio per questo che vado a giocare, a cercare uno dei miei pupilli sin dall'anno scorso in FIFA, quando abbiamo fatto una serie interamente dedicata ad Alvaro Morata. Morata, Pogba, Vidal e Dybala, e io sono a posto. E in porta voglio assolutamente puntare in alto Davide De Gea. Anche vero che c'è un certo Gigio Donnarumma, che non è Alfredo Donnarumma, che l'anno scorso ci ha fatto godere non poco. E sempre al Sassuolo provo ad andare a cercare Rashford, perché è incredibile quello che sto dicendo, ma ci ha salvato, ci ha tolto le castagne dal fuoco, quindi perché no? Inoltre Carvajal può essere un terzino di destra veramente veramente molto forte da far giocare al posto di Dani Alves. Così come potrebbe essere Cancelo, che sento tanto nominare in chiave mercato, ma che comunque non conosco, quindi magari lo prendiamo qua. Come potrebbe starci il miglior amico di The Giant, Hector Bellerin. È finita! Asensio! 4-1! Lo compro! Marcolino Verratti potrebbe finalmente arrivare alla Juventus davvero. No, nella realtà no, ma qui sì, qui può davvero arrivarci. E poi io ho un debole per questo ragazzino qua. Saul è uno dei primi obiettivi. Insomma, tutti spagnoli, ho appena abbandonato la Spagna. Per adesso basta così, vado avanti perché ho già iniziato tantissime trattative. Ehi, 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 Barcellona, aspetta, perché il mercato della realtà insegna qualcosa di diverso. Ecco, qua posso già crederci di più, ma passiamo alle cose formali. Ma siete noiosi.
così non si vende nessuno se non Morata a 75 milioni. Dai, Sassuolo, cioè Donnarumma, dovresti spingere per venire da me. E ragazzi, stiamo per entrare nel primo giorno di mercato. È quasi il primo di luglio, il mercato è aperto. E terminiamo qui la stagione, ovviamente quella alla guida del Sassuolo, e iniziamo quella alla guida della Juventus. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire abbiamo deciso di confermarla per la panchina? Ma sono appena arrivato. Andiamo subito agli inviti del torneo precampionato, ma ve lo dico subito, le simuleremo perché non abbiamo tempo per le amichevoli. E iniziamo ad andare in giro a fare qualche offerta per i giocatori che vogliamo prendere. Partiamo da Donnarumma perché è un giocatore che porto ancora nel cuore dalla carriera dell'anno scorso. Vogliono 82 milioni di euro, cosa che ovviamente non ho intenzione di dargli. Però Zaza potrebbe benissimo tornare al Sassuolo. Che ne so, Zaza e 10 milioni per Donnarumma è una bella offerta. Sì. Io ve la butto lì. Toprak e 5 milioni per De Gea. Stessa offerta che vado a fare anche per Oblak. Insomma, diciamo che il portiere è il ruolo chiave ed essenziale in questo momento. E poi possiamo fare la stessa offerta anche per Carvajal. Intanto assaggiamo un po' il terreno. Vabbè, intanto per i terzini e per i portieri farò sempre questa offerta. Anzi no, questi in realtà meno. E arriviamo a Mister 100 milioni che costa proprio 100 milioni in questo momento. Andiamo a vedere cosa possiamo fare per il Polpo Paul. Aubameyang e 30 milioni di euro per Pogba. E Zaza e 10 per Arturo Vidal. Ma attenzione, arriviamo a un altro momento pregiatissimo. Coman e 20 per Dybala. Questa è una bruttissima offerta che non possano mai accettare. Vi faccio vedere le ultime due trattative, Neymar e Ronaldo, e poi ne faccio un po' di sordina per conto mio. Anche in questo caso non sono sicurissimo di volere Aubameyang, è a molto mercato, quindi proviamo a offrire Aubameyang e 20. Invece Ronaldo sta ovviamente calando con l'overall, quindi provo a offrire solamente Aubameyang e non lo so, e 10? Ok, ho fatto un'offerta per ogni singolo calciatore che ho nei preferiti, o almeno questi primi nei preferiti. Intanto scrivetemi ancora qui sotto nei commenti chi possiamo andare a comprare in quei ruoli che vi ho detto. Per Zaza e per Neto abbiamo già delle offerte. Voglio almeno 20 milioni dal Bologna. Per Zaza invece ne possiamo parlare, anche se l'Arsenal ha sicuramente tanti soldi e chiedo 32 milioni di euro. E adesso ci divertiamo. William Carvalho, ok. Isco, neanche. Ronaldo sono interessati al giocatore, ma 73 milioni. Ah, cioè, insomma, per Pogba siete interessati, anzi, per Dybala siete interessati a Coman, ma volete anche 120 milioni di euro. Coman e 70 per Paulito. Attenzione perché per Vidal ci stiamo avvicinando. Zaza e 18. Per Bellerin e Toprak alla pari hanno accettato invece. Attenzione. Il Sassuolo è interessato effettivamente al nostro Simone Zaza, ma vuole molti più soldi. Zaza e 30 milioni. Per Ronaldo possiamo arrivare a Aubameyang e 40 milioni di euro. Sono già emozionato perché stiamo facendo delle trattative roventi con dei calciatori. Wow, super! E 191 milioni a Aubameyang per Neymar. Capisco che sia uno dei calciatori più forti al mondo, in questo momento sono il più forte, ma Aubameyang e 10 per Morata, non ti do 40 milioni oltre a Aubameyang. È tornato un Mattiello dal Sassuolo, piacevole sorpresa. E anche Mandragora, vediamo, ma anche Piazza, non ce l'hanno riscattato. Super offerta, 80 milioni a Aubameyang per Pogba. E Toprak e Cancelo alla pari, uguale al per l'offerta per Bellerin, l'hanno accettata. C'è da simulare subito questa partita, risolviamo il problema da solo e vediamo cosa c'è. Cosa c'è? Però contro il Montreal di Impact, secondo me, riusciamo a vincere comunque 3-0. 90 milioni e Coman, io voglio Paulo Dybala. 10 milioni e Toprak per Carvajal e Real Madrid ha accettato. A questo punto per Morata lascio perdere, almeno che non vogliano qualche altro giocatore, perché non avrebbe senso. Attenzione perché 18 milioni e Simone Zaza per Arturo Vidal, il Bayern ha accettato e ormai mi affogo perché sono contentissimo. Mamma mia, hanno rifiutato anche questa super offerta per Pogba, ma io non ci posso credere. E allora io provo a dargli Bonucci. Attenzione, forse cedo Bonucci anche qua ai 60 milioni. Simuliamo ancora una volta la partita con l'Everton e vediamo cosa succede. E abbiamo perso 2-0. Lo United ha accettato 90 milioni e Coman per Dybala, vorrei anche vedere. Cancelo ha accettato, il Sassuolo ha accettato, tutti stanno accettando. Offriamo subito un contratto a Paulo Dybala e anche Donnarumma potrebbe arrivare. Anche se in realtà tutti questi soldi non ce li abbiamo. Dobbiamo cercare di sfoltire la rosa con tutti quelli che non ci servono e allo stesso tempo ipervalutarli. 30 milioni e Zaza per Morata, ma ormai
l'abbiamo già incastrato la trattativa per Vidal. E Vidal, ovviamente, che ha accettato, e Carvajal, che ha accettato, e lo United cosa vuole? Basta tutti questi soldi. Io direi di accettare subito Arturo Vidal, e Arturo Vidal torna ufficialmente alla Juventus. E qua possiamo accettare uno dei terzini di destra. Il sogno sarebbe Carvajal, ma quei 250.000 settimane, quei 10 milioni, ahimè, mi fanno penare. E quindi accetto probabilmente Bellerin, gli do un po' più di stipendio, ma è un po' più forte. Accettato anche lui. Andiamo subito a inserirli titolari nella nostra formazione. Arturo Vidal è tornato. Blanco, smettile di assomigliarmi. Ed ecco qua, questa in questo momento è la formazione titolare. Con Dybala e Donnarumma non sarebbe malissimo. Paolo Dybala, Donnarumma, offerta accettata da tutti e due. Non ho tutti questi soldi. Non ce li ho i soldi per prendere Dybala, non ce li ho. Ho però i soldi per Gigio Donnarumma, e Donnarumma torna ufficialmente un mio giocatore, un mio assistito. Eccolo qua. Paolo, rifaccio sui soldi per comprarti. 50 milioni sono brustoline. Arrivo. Gigio Donnarumma alla Juventus. Simuliamo anche la partita contro il Wolfsburg e poi concludiamo qua questo primo episodio. 3-1, doppietta di Teio e uno di Asamoah. Mi ritiro. E mentre avanziamo per andare a affrontare l'Atletico Madrid, ragazzi, io vi ricordo di scrivere qui sotto nei commenti tantissimi giocatori da provare ad acquistare e di lasciare tantissimi pugni di pollice. Spero che questo primo episodio della carriera con la Juventus vi sia piaciuto, che gli acquisti siano stati di vostro gradimento, e adesso non ci resta che completare questo mercato pazzesco. Dobbiamo vendere i centrali di difesa, ne abbiamo tantissimi. Pugni di pollice a go go e non abbandonatemi. Seguite anche questa carriera. Ciao! That's why we ain't on the same page. Oh.